Saturnino Gelani, per tutti Saturnino, è senza ombra di dubbio uno dei bassisti italiani più famosi in assoluto. Nella sua carriera si è dedicato anche alla composizione ed è anche un produttore discografico. La sua passione per la musica è davvero trasversale e tocca tantissimi generi che vanno dal rock al jazz fino al funk. La grande occasione arriva nel 1991, quando diventa ufficialmente il bassista di Jovanotti. Saturnino lo conosce in uno studio a Milano e diventerà la sua spalla destra non solo sul palco, ma anche nella delicata fase della composizione. Tantissimi successi Jovanotti, infatti, sono passati dalle sue mani, da ragazzo fortunato a il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il bassista ha una passione per gli occhiali, motivo per cui è stato venerdì pomeriggio a Caltanissetta. Io ogni mattina mi sveglio e ringrazio la vita, no? In generale, perché alla fine non faccio altro che coltivare le mie passioni e le faccio in modo remunerativo, che questa è una magia, perché alla fine suonare e riuscire a sopravvivere con quello che fai e fare occhiali e funziona anche questo, quindi non posso che essere felice. Abbiamo visto che hai prodotto anche due film, sì, diciamo anche Jolly Blue, in futuro farei altri film. Ma sai, quello dell'aspetto cinematografico a me affascina tantissimo. Io vivo di film, a casa, al cinema. Guarda, qualche sera fa sono stato a vedere il concerto di Max Pezzali al Forum e mi si è riaperto un file della memoria, perché il potere evocativo della musica ti riporta quello, e sono tornato esattamente al momento di Jolly Blue in cui interpretavo Lorenzo faceva Claudio Cecchetto e io facevo Pierpaolo Peroni. Pensate che roba incredibile, 30 anni fa è successa questa cosa. E per il futuro ci aspetta altra musica per Saturnino? Ma la musica io vivrei ascoltando, la pensate, quindi neanche suonandola io direttamente, già mi basta quella che è già stata fatta, però perché no, se dovesse succedere io sono sempre pronto sia a farla da solo che a farla con altri, che è la cosa che amo di più. Grande tifoso del Milan, per cui ha inciso insieme ad Amy Schilla Lino Rossoneri. Ma lo sai che è stato il mio pezzo più ascoltato quest'anno su Spotify? Ha un motivo? Ma, sì, perché la stagione è andata benissimo, quindi pensate, quello è un pezzo che ha iniziato a funzionare 6 anni dopo, perché è comunque direttamente collegato all'andamento della squadra, quindi se la squadra va bene e tutto il resto va bene. È un piacere questa sera stare accanto ad uno dei più grandi bassisti che abbiamo sicuramente al mondo, è Saturnino, il batterista di Jovanotti, l'artefice di tantissimi brani scritti da lui come Ragazzo Fortunato, e siamo davvero emozionati. Averlo ospite a Caltanissetta è qualcosa di incredibile, perché comunque gira sempre in tour quando Jovanotti e difficilmente si sposta da solo, per cui viva Saturnino, viva la musica. Tutta,